festeggiato il suo 100° compleanno ballando. Parenti e amici non sono stati per nulla sorpresi, perché la signora Giuseppina è una donna con tanta grinta e simpatia. La nonnina di San Fratello, dopo aver partecipato alla Santa Messa, ha festeggiato il suo secolo di vita con la propria famiglia, con il classico taglio della torta e il brindisi. Presenti alla festa anche alcuni componenti dell'amministrazione comunale. La neocentenaria ha poi improvvisato qualche ballo, ringraziando tutti i presenti per aver preso parte a questa giornata speciale. Anche la redazione di Onda TV fa i suoi sentitissimi auguri a nonna Giuseppina. Infiniti auguri, signora grazie, Giuseppina, grazie, auguri. Finalmente, che sta arrepentiamo ora. Grazie, dici grazie, fisci centegni, ma come nai? Complimenti, signora. Vuoi mi ricordare quando mi veniste in Germania con gli occhi? No. Non mi ricordi? Non mi ricordai quando mi venivo in Germania con gli occhi. Con l'aereo. Con l'aereo. Poco foto se lo fanno. E non fanno, ma sono io. Vedi quante magre sono. Allora la conosce, all'inizio fanno il sta adesso la conosce. Signora, ma ti io sono lì. Auguri. A ora siamo vecchi. Siamo vecchi. Io sono bravo. Inizia. Siamo giovani, vero? Dai, alza la finina, Blasgurdai, alza la finina. Blasgurdai? Vieni qua. Blasgurdai a Zerofnina. Come stai? Bene. E vuoi bando davvero la benedia? Mo? Mamma? Maria Concetta. Di Antonietta, Blasgurdai. Io la conosco, ma... Maria Concetta. Ma te ne fa? Mi piace tanto. Grazie. E stai bene. Diglielo, Quanti anni ha lei? Io vecchia sono. No, non è vecchia. 79. Mia mamma è nata, è venuta qui, non è di San Fratello, è di Ucria. È nata quando è venuta qui quando aveva 15 anni a San Fratello. È rimasta poi qua che si è sposata. Buongiorno. Buonasera, poi è venuta con noi in Germania, è stata con noi anche in Germania, noi viviamo in Germania. Hai sbagliato, hai detto buongiorno. E lei va e viene, auguri, poi auguri. È morto. Mio padre non è voluto rimanere lì. Andava e veniva. C'è qualcosa che raccontava da giovane, cosa faceva durante le giornate? Tanto girava assai, diciamo. Vabbè, lei in casa oppure fuori. Usciva qualche poco, diciamo, come casalinga. Alla messa, sì. Messa tutti i giorni. Alla messa tutti i giorni. Cattolica, so. Buonasera! È stata proprio una cattolica, vero? Mo? Sì, ci tiene. San Fratello, cosa rappresenta per lei? San Fratello! Bello San Fratello, lei non l'ha mai voluto cambiare con il suo mai. E bello San Fratello. Mi piace San Fratello, mo. E bello, sì, mi piace. Sì. Come sta vivendo questa giornata? Bene, diciamo bene. Un pochino stressata perché non sapeva dove la portavamo, perché non gli abbiamo detto tutto, diciamo, no? Però mo si è calmato un pochino e sta bene. Cosa vi ha insegnato? Tante cose della vita, insomma, stare sempre bravi, onesti. Abbiamo venuto bene? Certo, perfetto. Un cannone, eh? Benissimo. Simpaticissima, sì, è venuta sempre. Perfetta. Sì, ma è stata sempre così. Allegante, l'allegria. Allegra. Quanto è importante essere allegri? Adesso lei, diciamo, parla poco. Però quando era più, 10, 15, 20 anni prima, non smetteva mai di parlare, parlava sempre. Ciao bellezza, ciao. Amici di Bella Sicilia, le grandi emozioni oggi al compleanno della signora Giuseppina. 100 anni, siamo a San Fratello. E la serata inizia da qui. Yeah.
Oggi è un giorno di festa per l'intera comunità di San Fratello, ma a maggior ragione per noi che abbiamo l'onore di avere come ospite un'anziana che ha raggiunto un traguardo importantissimo, appunto i 100 anni, quindi è veramente una festa. Ma parliamo delle giornate tipo della signora Giuseppina, cosa fa il giorno? È una signora che è abbastanza attiva, nonostante l'età, però è abbastanza attiva. Infatti la mattina si sveglia, inizia con il supporto dei ragazzi che trasmettono veramente tanto amore verso lei ma verso tutti gli ospiti, quindi si inizia diciamo, la giornata con l'igiene, poi preparano la colazione, poi fanno delle varie attività, il pranzo, il pomeriggio si fa il pisolino e poi diciamo la merenda, la cena, quindi diciamo una giornata tipo di un anziano con varie attività anche ricreative, appunto per trascorrere le giornate nel modo più spensierato possibile e prendendo tanto affetto da parte sia degli ospiti sia del personale che giornalmente accudisce lei, ma tutti gli ospiti. Innamorata del suo paese, di San Fratello. Assolutamente sì, infatti è molto legata a San Fratello, però molto importante diciamo l'amore, l'affetto che riceve, io lo ripeto magari spesso, da parte sia degli ospiti sia degli operatori tutti, ma poi quello immancabile che è da parte della famiglia che giornalmente chiamano, la sentono per appunto avere notizie di come trascorre la giornata la signora Giuseppa. Quale augurio facciamo alla signora Giuseppa? L'augurio è quello di rivederci l'anno prossimo e programmare un'ulteriore festa e quindi andando avanti così il più a lungo possibile. Eventi rari o eventi consueti? Devo dire con molta gioia che questo è già il secondo centenario che noi ci apprestiamo a festeggiare, quindi anche per questo siamo molto contenti, perché evidentemente l'amore che si trasmette è produttivo. È un momento emozionante sia per me, in quanto è la prima volta che festeggio da sindaco i 100 anni di una mia concittadina, ma sicuramente è un momento di festa per tutta la comunità. Come ho potuto notare, sono raccolti un po' tutti i sanfratellani, orgogliosi ed onorati di festeggiare il compleanno, la centesima candelina della signora Giuseppa. Quindi un traguardo importante e a dimostrazione che a San Fratello ancora si vive bene, e lo dimostra la signora Giuseppa che a breve mi inviterò a ballare. Arrivare a questa età così pimpanti è una bella cosa, è un onore per San Fratello e noi siamo qui oggi per festeggiare lei. Sono qui insieme al gruppo che stasera lieterà la serata e niente, speriamo di trascorrere una bella serata all'insegna del divertimento e del compleanno della signora. Allegra, piena di energia ed entusiasmo. Sì, è una donna molto allegra e speriamo di arrivare tutti a questa età così come lei. Allora, rinnoviamo gli auguri? Sì, tantissimi auguri. Ora è stato allestito il buffet dalla pizzeria Pizza Doc,
dalla pasticceria La Mimosa che ha preparato e Antonella Carrini che ha allestito, diciamo, la scenografia. Ed è grande festa a San Fratello per i 100 anni della signora Giuseppe. Complimenti! La signora Giuseppa che ama cantare, ballare, divertirsi! Esce fuori da questa serata. Beh, che bella festa è stata, grandissimo, è stato bellissimo. Sono contenta che gli ho fatto la festa alla mamma. Vederla ballare, cosa ha provato? Non me l'aspettavo. No, non me l'aspettavo proprio oggi. Noi abbiamo... Per... Possiamo dire che la teniamo sì, a casa di riposo. Si trova. Altro che...
sono contentissima che alla casa di cura è trattata bene. Grazie si al vede. Personale e al nostro Ciro. Ecco, bravo. Complimenti. Grazie. Allora, signora Giuseppina. Infiniti auguri. Grazie, allora. Grazie. E complimenti. Grazie, grazie a voi. Grazie. Arrivederla signora. Mo. Sì. No, arrivederci. Ciao, grazie. Arrivederci a tutti.